Donna muore soffocata a Senigallia, arrestato il marito. A Cantiano il primo cantiere di ricostruzione post-alluvione. Salvate le querce, i lavori di strada Carloni non le abbatteranno. Tribunale, dopo un anno, riapre via San Decenzio. A Fano, domenica di mega concerto per i comuni alluvionati. Buona serata a tutti voi, pubblico di Rossini TV, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro spazio informativo Rossini News. Telegiornale di venerdì 21 ottobre che apriamo con un grave episodio di cronaca avvenuto questa mattina a Senigallia, dove è morta Valeria Baldini di 77 anni. Un decesso che sarebbe avvenuto per soffocamento e il marito Marino Giuliani di 79 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale e posto ai domiciliari. L'uomo infatti dopo l'interrogatorio avrebbe riferito di averle messo una mano davanti alla bocca per non sentire a lamentarsi ma senza l'intento di ucciderla. L'uomo era stato portato in caserma dei carabinieri per l'interrogatorio insieme al figlio di 50 anni che è risultato estraneo ai fatti. Proseguono dunque indagini e accertamenti attendendo anche l'esito dell'autopsia. Ed ora una notizia che ci è arrivata in redazione davvero pochi minuti fa, quella che ha visto una persona essere investita a Marotta da un treno in transito presso la locale stazione ferroviaria. Sul posto ci sono ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli che vi forniremo nei nostri prossimi spazi informativi. A poco più di un mese dalla devastante alluvione del 15 settembre si è insediato ieri a Cantiano il primo cantiere di ricostruzione post-alluvione. Vediamo di cosa si tratta. Dopo la devastazione arriva il primo intervento di ricostruzione. Si è insediato ieri a Cantiano il primo cantiere di ripristino infrastrutturale fra i comuni marchigiani colpiti dall'alluvione del 15 settembre. ANAS ha infatti consegnato all'impresa esecutrice il cantiere dei lavori di realizzazione di un guado provvisorio per riattivare il collegamento della frazione Pian di Balbano con lo stesso centro comunale di Cantiano, collegamento che fu interrotto a causa del crollo di un ponte. Lavori comunque provvisori che dovrebbero nel giro di qualche settimana ridare l'accessibilità alla frazione verso il capoluogo. Prima, chiaramente, questa era la nostra esigenza e preoccupazione dell'arrivo delle piogge e della stagione invernale. Il percorso non è stato semplice. Siamo all'interno di un'emergenza, ma comunque i procedimenti devono rispettare le regole degli appalti pubblici e le coperture economiche, quindi il quadro normativo di riferimento. Abbiamo spinto come amministrazione affinché in maniera più celere si arrivasse a una soluzione. Purtroppo non esistono, come più volte abbiamo detto, soluzioni semplici a problemi complessi, estremamente complessi in questo caso. In maniera rapida si è optato per la realizzazione di un guado, quindi di un attraversamento che verrà spostato rispetto alla sede normale, quindi verrà realizzato in quell'avvallo, ecco, più a valle, di modo che nel frattempo si possa già immaginare su questa sede, sull'attuale sede della strada comunale, il progetto di rifacimento del ponte definitivo e poter in qualche modo continuare ad avere la viabilità mentre nel frattempo ci auguriamo in maniera veloce possano partire anche i lavori di ripristino definitivo della sede del ponte. Ecco, chiaramente questa situazione ci fa vedere come le legittime aspettative dei cittadini abbiano tempi e necessità di risposta che non sono compatibili, ahimè, con le tempistiche con cui l'ente pubblico, i meccanismi procedurali di gara, le inevitabili garanzie sulla copertura dei costi, quindi ci costringono ad operare. Però ecco, ad oggi, a un mese, quindi non dopo un'eternità,
A un mese da quell'evento siamo riusciti a mettere a terra una soluzione concreta. 3.085 euro. È questa la notevole cifra raccolta dal neoparlamentare Antonio Baldelli in occasione delle ultime elezioni politiche, cifra devoluta alle comunità colpite dall'alluvione. Una cifra che andrà a contribuire alla raccolta fondi nazionale promossa da Confcommercio Marche Nord a favore dei comuni gravemente danneggiati dall'alluvione del 15 settembre che ha devastato territori, abitazioni, imprese, attività commerciali e infrastrutture. Questa mattina l'onorevole di Fratelli d'Italia ha consegnato l'assegno al direttore generale di Confcommercio Amerigo Varotti e al presidente Angelo Serra. Le querce di Muraglia non saranno abbattute. Obiettivo raggiunto per i cittadini formatisi in un comitato nei giorni scorsi, comitato che chiedeva di preservare gli alberi secolari dal progetto di costruzione della nuova circonvallazione in strada Carloni attualmente in corso. Un progetto che sarà rivisto dunque in funzione della salvaguardia della flora presente. Non un raduno di protesta, bensì un ritrovo per celebrare un importante risultato raggiunto, o perlomeno quasi raggiunto, ma le rassicurazioni arrivate negli ultimi giorni sono davvero importanti. Le querce secolari che si trovano sul tracciato delle cantiere di Strada Carloni saranno salvate. Cantiere che è attivo da una settimana è chiusa la strada per la realizzazione della nuova circonvallazione di Muraglia, strada che si è trovata sul suo percorso questi alberi secolari con un tracciato che sulla carta ne prevedeva il rischio di abbattimento però scongiurato dopo una serie di giornate in cui si sono accavallati presidi, la creazione di un comitato, una raccolta firme che alla luce degli ultimi incontri anche con la mediazione del Comune e di Società Autostrade possono dare risultati alquanto confortanti. Il risultato non è uno, è il più importante, diciamo, perché da questo punto in poi si è in discesa. Dobbiamo studiare come salvare le querce, come mantenerle in vita, ma non si discute più se ucciderle, se abbatterle o non abbatterle. È arrivata la certezza, attorno al tavolo di lavoro presieduto dal segretario del sindaco, quindi con un notaio davanti ai tecnici, che è possibile farlo. Quindi ormai è assodato che le querce non saranno abbattute, questa è la certificazione. Da qui in avanti aspettiamo da un giorno all'altro una soluzione arricchita dei dettagli che dicono come si agisce, per cui abbiamo prospettato fino a qui delle ipotesi. Giustamente Autostrade è un'istituzione che deve confermare sul piano tecnico in tutti gli aspetti, dando per scontato, punto fermo, che tutto quello che si va a proporre è fatto in funzione di salvare le querce, di non muoverle. Quindi, partendo da questo presupposto, avremo un incontro a brevissimo per verificare quello che ci inviano sulla base delle indicazioni che abbiamo condiviso attorno allo stesso tavolo. Quindi, oggi siamo ottimisti. Questa è la situazione. E dunque il risultato praticamente raggiunto, un obiettivo centrato proprio perché c'è stata questa mobilitazione che ha fermato un percorso che era diverso sulla carta e che forse avrebbe mosso delle ruspe in maniera indiscriminata. Certamente, se non ci fosse stato il comitato che si è mobilitato già da diverso tempo, la raccolta delle firme che è arrivata già a 1500, l'impegno degli ambientalisti, fra cui Legambiente, io ho partecipato a tutta. Appunto a tutte le riunioni, compresa quella di cui parlava prima l'architetto in comune e con la società Autostrade, siamo contenti che questo tipo di movimento, che ha posto l'attenzione appunto sull'ambiente, sull'importanza degli alberi e di queste querci in particolare, perché sono secolari, quindi molto importanti per l'ambiente, siamo contenti che si giunge ad una soluzione condivisa, il che sta a significare che se prima di fare i progetti, prima di dare gli appalti, si ragionasse un po' su queste questioni ambientaliste, non ci sarebbe bisogno di arrivare neanche a queste proteste. E io credo che questo debba valere per il futuro e per tutti, per i tecnici, per gli amministratori e per tutti coloro che insomma ragionano e decidono intorno a queste questioni. Alberi salvati e alberi che nascono. Sono ben 70 quelli piantati questa mattina a Villa San Martino come atto conclusivo di un progetto volto alla cura dell'ambiente. L'iniziativa è veramente bella, nata più di un anno fa per volontà della SPCGL, che in occasione della festa dei nonni voleva lasciare, insomma, un segno importante e si è
individuata quest'area dove sono state piantate oltre 110 piante anche importanti, non piccolissime, insomma, che nel giro di qualche anno diventeranno un vero e proprio bosco urbano, con un progetto molto particolare che ha due valenze. Una è quella di schermare dalla grande viabilità della zona le abitazioni che sono vicine, e in secondo luogo quello di creare uno spazio fruibile per i bambini del quartiere, per i ragazzi del quartiere. All'interno del bosco è stata creata una sorta di area anfiteatro in cui poter giocare, in cui gli anziani e i bambini possono vivere, insomma, momenti del quartiere che si possono poi ricreare nel futuro. L'iniziativa è veramente bella, aver messo insieme così, insomma, in una sorta di passaggio di testimone generazionale, i bambini delle scuole, delle quarte elementari, del circolo di Villa San Martino, con gli anziani che così virtualmente passano questo testimone anche nel segno non solo sociale ma ambientale, è una cosa bellissima. Sì, per noi è la seconda iniziativa che svolgiamo appunto in collaborazione con questo istituto comprensivo, che ha accolto questo nostro progetto di abbellire, dare un senso e un valore alla città anche in termini di trasmissione appunto di valori. La pianta, l'ambiente, la cura dell'ambiente, la trasmissibilità e la possibilità che da piccolo bambino ad adulto io vedo una pianta piccola e quella pianta cresce insieme a me, diventa grande insieme a me. Cura l'ambiente, dà un valore all'ambiente. Il gesto che hanno voluto compiere oggi i nostri pensionati e di regalare al nostro quartiere e a tutti i bambini che c'erano presenti e a noi giovani e questo parco sia un gesto quasi rivoluzionario. Allora, come scuola dedichiamo molto tempo, molto spazio sia alla collaborazione con gli enti e le associazioni proprio per migliorare l'ambiente nel quale i nostri alunni vivono, non solo frequentano la scuola ma vivono proprio. Quindi poi rientriamo in un aspetto della nostra progettazione che riguarda proprio la tutela dell'ambiente, un ambiente che va non solo rispettato ma va anche aiutato a crescere, a migliorarsi, come in effetti questa esperienza ci sta portando, perché abbiamo proprio un ruolo specifico dei nostri alunni che si chiama quello di essere piccoli ecologisti, quindi assumersi delle responsabilità nei confronti del loro ambiente. Allora, che cos'è che fate di importante? Fate veramente quello che ha detto la preside? Sì. Noi a scuola facciamo molti progetti facciamo molte cose con gli alberi e queste cose, e le facciamo anche a casa. E dopo un anno di chiusura a causa dei lavori al Tribunale di Pesaro, nella giornata di domani verrà riaperta via San Decenzio. Dopo la chiusura al traffico prevista dalle 9 alle 12 per consentire la rimozione dei New Jersey nel tratto fra via Manzoni e via Flacco, la strada sarà finalmente restituita alla circolazione. Una riapertura al traffico dovuta alla conclusione dei lavori del Ministero su una delle facciate del Tribunale che presentava problemi di distacco delle lastre di rivestimento. Dunque, nella notte tra domenica e lunedì sarà previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale senza comportare ulteriori modifiche alla viabilità. Ed ora lo spazio alle vostre segnalazioni, che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210, numero che vedete in sovraimpressione. Proprio ieri alcuni residenti di Santa Veneranda ci avevano segnalato una rottura alle condotte idriche che da 4 giorni allagavano strada Montani fra disagevoli sprechi d'acqua. Contattata ieri Marche Multiservizi, c'era stato garantito l'intervento, fin qui rimandato per altre urgenze, e infatti l'intervento c'è stato. Questa mattina il guasto è stato riparato e la segnalazione ha dato risultati assolutamente positivi. Ed ora ci spostiamo a Vallefoglia e più in generale nell'Unione Pian del Bruscolo, territori che vedono riscuotere importanti benefici dai fondi PNRR per quello che riguarda ampliamento di asilo nido, lavori al Pala Dionigi e anche alle mura di Colbordolo. Il Comune di Vallefoglia e l'Unione di Pian del Bruscolo hanno avuto le risposte che stavano aspettando, ma soprattutto che volevano. Nella giornata di ieri sono stati ufficialmente intercettati i fondi del PNRR necessari per la rigenerazione urbana e per gli interventi progettati sul territorio dell'entroterra pesarese. I progetti in questione sono tre. Il primo, per il quale sono stati intercettati 1.160.000 euro, riguarda l'ampliamento dell'asilo nido di Pian del Bruscolo, con ulteriori 60 posti che vanno ad aggiungersi agli attuali 122, restando
ricordo così aperto dalle ore 7.30 alle ore 18.30, unico nel panorama marchigiano. 900.000 euro sono stati invece raggiunti per il secondo progetto, che riguarda il completamento del restauro delle mura castellane di Colbordolo, volto al miglioramento della qualità del decoro. Il terzo invece fa riferimento alla riqualificazione e all'ampliamento del palazzetto dello sport Pala Dionigi di Montecchio per un importo di 1.600.000 euro, indispensabile per poter far disputare le partite casalinghe della Megabox Vallefoglia nella sua città. Tre finanziamenti importanti che Palmiro Chielli, sindaco di Vallefoglia e presidente dell'Unione dei Comuni, ha commentato. Così. 1.100.000 euro per altri 60 posti nel nido di Pian del Bruscolo, che soprattutto copre Vallefoglia e Tavuglia, molto importante perché credo che sia un unico nido nelle Marche che può ospitare quelli che hanno fortuna di lavorare marito e moglie dalle 7 del mattino alle 7 di sera. 2.500.000 per la rigenerazione urbana, e cioè consentire di completare la ristrutturazione del sistema murario a Colbordolo di Vallefoglia, su cui stiamo lavorando insieme all'Università di Urbino per rendere fruibile le grotte nelle città sicure, quelle che progettava il conte Pacciotti di Montefabbri. Sono 900.000 euro molto importanti dal Ministero dell'Economia e il Ministero degli Interni, e soprattutto 1.600.000 per portare il Pala Dionigi a 8 metri di altezza e 1.500 posti, per avere, diciamo, una struttura rigenerata. Quindi non si faranno solo più gli allenamenti, ma non appena noi avremmo approvati i progetti esecutivi, appaltati i lavori e così via, si potrà avere la prima squadra di Serie A a giocare. Dopo una breve malattia, nella giornata di ieri è morto all'età di 96 anni Germano Urbinati. Con la ditta Fratelli Urbinati fu uno degli artefici della ricostruzione di Pesaro e provincia. Tra i suoi lavori si ricorda in particolare il rifacimento della strada panoramica fra Pesaro e Gabicce, il cavalca ferrovia di Pesaro dei Cappuccini e anche diverse opere stradali in tutta la regione Marche. Il funerale si è tenuto oggi nella chiesa di Loreto. A Pesaro sta per arrivare il ponte ciclopedonale sul Foglia che collegherà il parco 25 aprile con il quartiere della Tombaccia. Proseguono infatti in cantiere i lavori della struttura e una volta conclusa la fase di assemblaggio e saldatura, il ponte verrà portato in prossimità del parco per preparare le operazioni di varo. Il Comune di Urbino informa che sono stati installati tre nuovi box per il rilevamento elettronico della velocità lungo la strada statale 73 bis con limite di 50 km orari all'altezza dell'intersezione per Mazzaferro di località Tufo e di località Montesoffio. Inoltre è stato installato un autovelox fisso dopo la galleria provenendo da Urbino in direzione Fermignano. Tutti i dispositivi entreranno in funzione da lunedì 24 ottobre. E dopo quasi 5 anni di collaborazione, Gradara e Murat Pasha, che è il municipio centrale della metropoli turca di Antalya, hanno ufficialmente firmato un patto di gemellaggio in una solenne cerimonia in cui la città turca ha anche siglato un analogo patto con la cittadina moldava di Komrat e la tunisina Lagulet. Gradara e Murat Pasha hanno sancito un accordo di amicizia che si baserà su rapporti di mutuo sostegno, su scambio di buone pratiche di turismo, conservazione del patrimonio storico, scambi culturali, sociali e di cittadinanza attiva. Parma, Riccione e Fano. È questo il triangolo dello sviluppo turistico che anticipa i trend nazionali e che sarà il filo conduttore degli stati generali del turismo di Fano in programma domani al Teatro della Fortuna. Tanti appuntamenti in cui l'assessore Etienne Lucarelli farà un bilancio della stagione appena conclusa insieme agli operatori del settore e traccerà anche la traiettoria di strategia in vista del prossimo anno, anticipando le azioni per farsi trovare pronti al meglio per la nuova stagione. E passiamo agli spettacoli culturali. Continuano quelli in concorso alla 75esima edizione del Festival GAD. Questa sera al Teatro Sperimentale alle 21 il secondo spettacolo in concorso sarà quello della Compagnia dell'Eclissi di Salerno, che proporrà l'Acquario di Claudio Grattacaso.
Domani, sabato 22 ottobre, sempre alle 21, si esibirà la compagnia teatrale Archibugio di Lunigo, che proporrà l'immortale classico Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand per la regia di Giovanni Florio. E nella chiesa dell'Annunziata di Pesaro si è tenuta ieri una conferenza sulla vita e sulle influenze culturali di San Francesco d'Assisi, un appuntamento che ha dato ufficialmente il via all'attività della neonata Associazione Culturale Storia e Nazione. Storia e Nazione nasce a Pesaro dietro da un'idea di tre persone, una sono io, una è Massimo Baronciani e un altro è Cesare Cofanelli, che purtroppo non è più tra noi perché quest'anno ci ha lasciato. L'associazione vuole portare a Pesaro tutto quello che è, come diceva, la storia, e riguardando uno sguardo alla nazione Italia. Questo faremo, e sono già in essere un'altra serata che verrà fatta a novembre, dove porteremo anche qua dei personaggi che girano nel mondo della cultura nazionale, e presto avrete anche una sorpresa con un grandissimo personaggio. Gli argomenti sono quelli, diciamo così, sull'identità italiana, quello che noi vorremmo portare a Pesaro come eventi culturali, quello che riguardano quello che sono le dinastie pesaresi e anche quello che sono i personaggi che sono passati a Pesaro, che sono nati a Pesaro e che hanno portato a Pesaro quello che è la storia e quello che è per un qualcosa a livello nazionale, quindi quello che hanno fatto grande la nazione Italia. Siamo nella bellissima cornice della chiesa dell'Annunziata, in via dell'Annunziata, in pieno centro storico. Oggi l'Associazione Culturale Storia e Nazione presenta una conferenza dedicata alla vita di San Francesco d'Assisi, e la professoressa Stefania Ciaffoncini introduce l'argomento presentandoci San Francesco nell'arte e nella letteratura. Esatto, perché in effetti San Francesco dal XIII secolo in poi ha ispirato un po' tantissimi artisti, sia nel campo dell'arte, propriamente della pittura e della scultura, ma anche nel campo della letteratura e della poesia. Per cui si contano, diciamo, sui 500 artisti dal XIII secolo in poi che si sono ispirati a questa figura, perché proprio colpisce l'immaginario. Come si inserisce la figura di San Francesco nell'ambito dell'Associazione Culturale Storia e Nazione? Diciamo che San Francesco, come diceva Dino Campana, è un caro santo italiano, per cui noi ci ispiriamo soprattutto a questa figura perché, essendo patrono d'Italia e anche d'Europa, rientra un po' in quello che è il nostro percorso culturale. È una conferenza dedicata a Francesco, naturalmente come grande simbolo e monumentale testimonianza dell'identità italiana ma anche europea. A me invece dai il compito di svilupparne la biografia attraverso tutte le sue vicissitudini e naturalmente la sua meravigliosa avventura poetica di innamorato del cielo. E domenica 23 ottobre alla Rocca Malatestiana di Fano andrà in scena una maratona musicale di 8 ore con 55 band che si esibiranno in un mega concerto i cui proventi saranno devoluti in aiuto ai comuni alluvionati della provincia di Pesaro Urbino. Due palchi, oltre 55 esibizioni tra band e solisti, 15 minuti a testa per intrattenere il pubblico. Sono soltanto alcuni dei numeri di Con il cuore nel fango, non l'ennesimo talent, ma una maratona concerto lunga almeno 8 ore. Una vera e propria staffetta musicale a fin di bene, in programma domenica 23 ottobre alla Rocca Malatestiana di Fano. L'intero incasso di questa sorta di concertone in stile primo maggio sarà infatti devoluto ai comuni colpiti dall'alluvione dello scorso 15 settembre. Il termine giusto, proprio come hai detto, è maratona concerto. Tecnicamente, mentre una band suona, l'altra si prepara, quindi una musica senza interruzione per circa 8 ore, la musica di tutte le band del territorio. Cancelli aperti già dalle ore 14, poi musica non stop dalle 15 fino alle 23. Il biglietto d'ingresso sarà di appena 10 euro. Questo biglietto donazione, è più giusto chiamarlo donazione perché in realtà va direttamente nelle casse
interesse della Caritas, sarà quindi completamente devoluto alla causa. Puntiamo a fare un incasso importante, avere tanta gente, a devolvere completamente tutto. Con questa donazione si riceverà un braccialetto che permetterà l'ingresso e l'uscita dalla Rocca durante la giornata, quindi i biglietti sono, le donazioni possono essere illimitate. Poi logicamente staremo attenti a far entrare negli spazi adibiti quelle che sono le persone per legge contemporaneamente. Questa attività non ha costi perché sono stati tutti sostenuti da chi ha messo il proprio lavoro, le proprie attrezzature, quindi è un incasso netto, diciamo così, al quale si aggiunge anche quello dei food truck partecipanti, nello specifico Marasma e Rocket Truck, che hanno aderito all'iniziativa, hanno accolto l'invito di darci una mano per comunque dar ristoro alle persone che verranno, ma non solo. Devolveranno tutto il loro incasso, al netto logicamente dei costi vivi che hanno per sostenere questa cosa, alla situazione. Non solo musica però, per le 20 è infatti previsto un breve momento di riflessione e di condivisione. Ci sarà anche un momento, diciamo, istituzionale centrale, dove abbiamo invitato tutti i sindaci del territorio, oltre a delle persone che porteranno delle testimonianze di quello che hanno vissuto. Saranno proiettate delle immagini, perché non ci dobbiamo dimenticare che questa cosa viene fatta sia per raccogliere i soldi, ma anche per non dimenticare ciò che di terribile è successo poco più di un mese fa. A me ha colpito tantissimo nell'organizzare questa cosa proprio una telefonata che ho fatto a un ragazzo, al quale ho detto: dai, vieni a suonare con noi. Io l'ho dato per scontato che lui ci sarebbe stato, ma mi ha risposto: guarda, non posso venire perché non c'è più gli strumenti. E infatti pensavamo anche, poi tra noi band metteremo anche un'urna per cercare di raccogliere qualcosa destinato specificamente a lui. Davvero. La proposta del mega concerto ha subito fatto breccia. Gli artisti di Costa e di Entroterra hanno aderito in massa, tanto che in diversi non sono riusciti a trovare spazio nella fittissima scaletta di domenica. Altre band ci hanno chiamato, logicamente con dispiacere abbiamo dovuto dire di no, non è nostra caratteristica, anzi dispiace molto, però c'è un palinsesto oltre il quale non si può andare. Ridurre questi spazi ancora di più rispetto ai 15 minuti sarebbe stato praticamente impossibile, quindi invitiamo le band che non hanno trovato spazio sul nostro palco comunque a venire a partecipare, a diffondere la musica, perché noi siamo, come io e Luca qui oggi, una rappresentanza di quella che è la musica del territorio. Questa è una bella iniziativa perché parte da uno stimolo di alcuni giovani, ma è bella perché non è un'iniziativa di fan, è un'iniziativa del territorio. Voglio ringraziare veramente tutti questi ragazzi che si adoperano e invitare tutti a partecipare nell'arco delle tante ore di musica, perché si scoprono i nostri musicisti del territorio che magari non si conoscono, e nello stesso tempo facciamo un gesto che diventa un aiuto concreto. L'invito assolutamente è per domenica dalle 2 in poi. Vorremmo veramente una Rocca piena di gente, perché anche se sono, insomma, momenti difficili questi che stiamo vivendo, però certi eventi fanno bene il cuore, no? E veramente ci fanno ben sperare. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti, a cominciare dalla nostra prima serata, che alle 21.20 è dedicata alla presentazione del libro Pasqualone, Navigatore di Sogni, libro scritto da Stefano Giampaoli, la cui presentazione è stata corredata dalla importante presenza di Carlo Pagnini. Rivedrete tutto questa sera alle 21.20. E poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali, che per questa edizione del sabato sarà condotta da Antonio Astuti. Prima di salutarci vi lasciamo con un trailer del Festival GAD. Prima nel telegiornale vi abbiamo ricordato gli appuntamenti questa sera al Teatro Sperimentale, appuntamenti che tornano anche sotto forma di trailer degli spettacoli in concorso che ogni sera Rossini TV vi trasmette, invitando poi ad andare a votare i vostri preferiti sulla pagina Facebook Amici della Prosa GAD Pesaro. Il più votato sarà premiato con il premio Rossini TV, che sarà assegnato nella cerimonia conclusiva del 30 ottobre, cerimonia conclusiva appunto del Festival GAD. E dunque è davvero tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo e al trailer del Festival GAD. Ha notizie di mia moglie, sì o no? La prego, non si alteri o me ne vado immediatamente. Mia moglie è giù in paese? No.
è qui dietro casa. Aspettavamo con impazienza che il suo visitatore se ne andasse. Dice sul serio? Sì. Sì, certo! Lei è quello del comune di Giovanni, insieme alla bella signora Mora. Formidabile, ma parli piano, ci potrebbero sentire. C'è un'altra donna? No, ma c'è un prete nascosto da qualche parte. Un prete? Signorina Bertone, buongiorno. Buongiorno un cavolo. Prego. Lei mi deve spiegare cosa sta succedendo, signor commissario. I suoi agenti sono muti come pesci. L'infermiera! Le avevo detto di fare silenzio. Grazie, grazie per avermi ripresa con te. Sei così buono. Don Maxim, le sono debitrice. Non potete immaginare come sono felice. Tutto a posto. Ma quella donna non è Elisabetta. Come? Quella donna non è mia moglie. Lei può affermare senza ombra di dubbio che questa persona è il signor Corban? Assolutamente sì. Beh, ora vediamo la donna. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signora Corban. Come sta? Male, signorina. Dove ci siamo sposati? Nella chiesa di Saint-Charles, a Joie-le-Pen. Quando? Il 28 giugno. Che giorno era? Un giovedì. A che ora? Alle 10:30 del mattino. Che treno abbiamo preso per andare a Venezia? No, ci siamo andati in crociera, sulla Marie-Christine Deuxième per la precisione. Commissario, la prego, non se ne vada. Mi hanno teso una trappola. Domani questa donna mi farà sparire. Suicidio, incidente, manicomio. Un modo lo troverà senz'altro. Il motivo gliel'ha appena dato lei. Commissario, la prego, faccia qualcosa. O me lo dica anche lei che sono impazzito. Quella donna è sua moglie. D'altronde, se esistesse veramente un'altra signora Corban, come si spiegherebbe il fatto che questa non ha mai dimostrato di temere il ritorno dell'altra?